Per me ritornare all'Aquila è sempre un motivo, come dire, sentimentale, perché pur consapevole del fatto che per questo territorio il terremoto del 2009 è stato un disastro nell'accezione più pregnante del termine. Non fosse altro per le 309 vittime che ci sono state, per le distruzioni, lo smembramento di una comunità, e quindi è sempre complicato trasmettere un sentimento di affetto e anche di soddisfazione, tenendo conto che affonda sul dolore di tanta gente. Detto questo, sono qua oggi perché Marco Fanfani, nella sua qualità di presidente dell'Università della Terza Età, mi ha invitato. Gli inviti degli aquilani per me sono quasi disposizioni di servizio, e, per parlare un po' di una vicenda che mi ha occupato per 30 mesi, che è stato il recupero della nave da crociera Costa Concordia, ma che è stata anche l'occasione, a 10 anni di distanza, per fare una riflessione sul sistema di protezione civile, sulle sue criticità, sulle sue prospettive. E il titolo stesso, che poi dal mio punto di vista è molto evocativo, perché si parla di un naufragio, ma si parla anche di nuovi approdi, perché poi chi meglio di questo territorio sa che dopo un grande naufragio ci possono essere, anzi ci devono essere, dei nuovi approdi. Marco Fanfani mi ha chiesto di parlare di questo libro che io ho scritto 10 anni dopo l'evento, perché nel nostro paese ci sono soggetti che scrivono i libri mentre fanno le cose. Io ci ho pensato un pochettino, peraltro per la verità non lo volevo nemmeno scrivere, anche perché chi avrà l'avventura di leggerlo vedrà che, come al solito, mi sono fatto una paccata di amici, perché nel libro racconto questi 30 mesi in cui si è dipanata questa storia, da quella tragica sera del gennaio del 2012 fino a, invece, al tanto auspicato e desiderato approdo a Genova dell'Eretto, che era stato posto nella condizione di. Questo libro in qualche modo è un libro che è anche una riflessione sul Servizio Nazionale di Protezione Civile. Ed è un libro, ripeto, al di là della storia che lo compendia in maniera più significativa, è proprio il tentativo di far comprendere come nel nostro paese anche le cose che funzionano, le cose di cui magari si va anche fieri, se non sono adeguatamente mantenute, poi alla fin fine possono essere e fare fini non particolarmente esaltanti.